nel cuore, il suo è proprio questo, è il tuo lavoro. Tu devi fare, però se vuoi che io faccia, mi metterò tutto il mio cuore, tutta la mia vita così, no? Però tu devi darmi lo spirito. Io credo che il Papa vuole proprio decentralizzare un po' la responsabilità della Chiesa nelle periferie, proprio così. È ancora un continente che la gente in maggioranza sono ancora, hanno senso di religione. E io sento piuttosto la responsabilità di essere cristiano, essere discepolo di Gesù non è facile, però una cosa vera che è possibile, e basta cominciare, perché noi non la amiamo da soli, noi la amiamo con Dio e per Dio, e bene nella Chiesa e bene nella umanità. Questa è la base. Bisogna ascoltare tutti, e poi dopo chi ha la grazia di poter decidere di generare proprio questo amore, questo è comunione. Non c'è spazio tra uno, prima assemblea, la seconda, proprio per ascoltare di più, no? Per poter capire, e poi così per poter prendere una decisione che veramente allineva proprio dalla società, ma anche io credo che sarà più costruttivo ascoltare tutti, ma questa è una cosa buona, no? Liberare sì, l'idea certamente non può essere unica e basta, no? Questa apertura, anzi, nessuno ha un proprio nelle sue mani, unica verità. Vedendo dei vari angolari, quella verità è più chiara, più vera. Vedere insieme, no? Sembra che si aiuta molto a vedere meglio. Ci vuole anche annunciare il Vangelo, ma proprio ci vorrebbe anche, quasi prima, nel primo momento, la base dell'esperienza vissuta. Oltre nell'ambito della Chiesa Cattolica, con i nostri confratelli cristiani di varie chiese, più possibile anche in dialogo interreligioso con gli altri religioni. Fa vedere al mondo che Dio è amore, Dio cristiano è amore, non soltanto nella persona brava, però se si può trasmettere nella struttura della società, in tutta la famiglia, c'è un regno. Nella civiltà d'amore che è iniziata, è possibile, e così mano a mano espanderà anche